Macchina che si mette di nuovo in movimento. Rivediamo lo schieramento: 1 Alfa Pax, 2 HWISA S, 3 Acero Gal, 4 Abracadabra Oro, 5 Asmira, 6 Alvaro, 7 Abi Club Mail, seconda fila 8 Arancia Jet, 9 Antares Font. Come prima, Antares Font rimane leggermente indietro. Si disinteressa della fase iniziale, così come Abi Club Mail, la macchina che accelera, va per lasciare i concorrenti. Allo stacco c'è il numero 4 Abracadabra Oro in rottura nei confronti quindi di Abracadabra, di Abacab Wise S, che va a scivolare così al comando, mentre in seconda posizione si inserisce Alvaro. Poi più indietro abbiamo con il numero 2 HWISA S, via via gli altri, con Antares Font che ha preso la via del largo. E così si arriva ai 400 metri con sempre HWISA S al comando nei confronti di Alfa Fax, ora che per linee esterne prova a farsi vedere, ad andare al lato del battistrada. 600 metri che vanno via tutto sommato abbastanza solleciti, nell'ordine del 45 un filo scarsi, quando siamo adesso sulla piegata di destra con ACAB sempre leader nei confronti di Alfa Fax, va in terza corsia costante Antares Font. Quando si va sulla dritta di fronte, dietro i due di testa c'è la pariglia formata da Asmira e Acero Gal. Si va così al chilometro che viene oltrepassato nell'ordine dell'1,16 scarso. Ora c'è l'attacco a fondo di Alfa Fax che va su HWISE, che sembra aver dato il meglio. Infatti anche Acero Gal si fa vedere al suo esterno, poi più indietro prova la progressione Arancia Jet, mentre non sembra competitivo Antares Font in questa fase. Si va adesso all'ingresso addirittura con Alfa Fax che conduce nei confronti di Acero Gal. Dall'esterno prova ad emergere Arancia Jet, che cerca di andare in caccia dei primi due. Arancia che è molto incisiva e ci si porta all'esterno anche di Acero Gal. Poi davanti ancora Alfa Fax che cerca la difesa. Ci prova Arancia nel finale, i due molto molto vicini. E ci sarà lavoro per il giudice di arrivo, perché con una bella retta arrivo Arancia Jet ha apparigliato sicuramente Alfa Fax che ha tentato la difesa. Andiamo a rivedere gli ultimi metri con alla corda Cristiano Pepponi con Alfa Fax. All'esterno si ingamba Arancia Jet con Filippo Monti che sopravanza Acero Gal. Nel finale guadagna moltissimo e rapidamente nei confronti dell'avversario e forse sul palo riesce addirittura ad avere la meglio, ma attendiamo ovviamente il responso del giudice di arrivo. L'idea potrebbe essere 8-1-3, ma si tratta di un arrivo assolutamente provvisorio da verificare dopo la fotografia. Intorno all'1,59,5 la media al chilometro per comunque il vincitore. Siamo nell'ordine dell'1,14,7, 14,8 per probabilmente Arancia Jet, ma ripetiamo, attendiamo il responso del giudice di arrivo.